Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Cosa c'è? Cosa c'è oggi? Cosa abbiamo? Siamo pochi. Sì, siamo pochissimi. Vedo delle facce particolarmente depresse. Come mai? Come mai? Ah, non va mica tanto bene. Ho iniziato a prendere la terapia che mi ha consigliato. Mi sento un po' strana. Mi sento un po' strana. È normale nella fase di transizione dallo stato psicotico allo stato nevrotico alla normalizzazione del trauma, no? Quindi non si preoccupi, è normale in ogni caso. Non è vero. Signor Malkovic, Markovic. io le avevo comunque suggerito di non tardare ulteriormente perché questo verrà segnato sulla sua scheda personale. Ma non ho tardato. E questo purtroppo le causerà un prolungamento della terapia e dovrà fare degli incontri individuali in più No. rispetto a quelli No, previsti. no. No. Bene, allora oggi sentiremo il signor Tempesti. Signor Tempesti, ci diletti raccontandoci la sua giornata di ieri. Ieri mi sono svegliato, erano le 8 precise, me lo ricordo bene perché avevo paura di essermi svegliato troppo tardi, non che avessi qualcosa di urgente da fare alla mattina, che avessi degli appuntamenti, però non so mai se quando mi sveglio è l'orario giusto o se è un orario troppo tardi o troppo presto. Alla fine era anche fin troppo presto perché la colazione sarebbe stata pronta solo. Allora, veniamo un po' però a fatti salienti. Hai assunto i farmaci prescritti? Certo. Ho assunto tutti i farmaci da voi prescritti, più quelli che normalmente prendo. Ecco, e si è nutrito? Alla fine no, non ho fatto colazione perché non volevo prendere il caffè perché il caffè contiene caffeina, è una sostanza psicotropa veramente pericolosa e quindi non volevo assumerne. Il tè, anche il tè contiene teina, come la caffeina. Il latte mi dà fastidio, sono intollerante, mi dà molto fastidio, non mangio. Quindi lei ha assunto i farmaci a stomaco vuoto. Non era vuoto, dopo la prima pillola qualcosa c'era. Lei sa che la cura funziona soltanto se assunta a stomaco pieno, altrimenti potrebbe causare degli scompensi al metabolismo. Infatti, dopo la prima pillola lo stomaco era pieno. Veniamo a cosa è successo dopo. Ecco, dopo. Visto che non ho fatto colazione, ho voluto lavarmi. Solo che non. Signor Markovic, siamo qui per ascoltare e condividere, Certo, stanno non ascoltando. per estraniarci e discutere con immaginari elementi. Non si può neanche fare una partita triste. Dicevo che ho voluto lavarmi, ma non volevo fare la doccia perché La doccia. avevo paura di scivolare sul fondo bagnato con l'acqua scivoloso e avevo paura di scivolare, battere la testa e farmi male. Ma la doccia l'ha fatta con la biancheria intima? L'acqua è pericolosa, ha ragione. Cosa succede? Signor Malkovich, sono scherzi di cattivo Ho gusto fatto una questi. domanda, non. Sono scherzi di cattivo gusto, io le intimo di non infastidire più la signorina Gepierre con questi scherzi di basso livello. Datele una mano cortesemente. Grazie. Una pillola per la Sì, grazie, ecco. Signorina Sturzi,
Cos'è quella macchia? Quella macchia sul viso che le è comparsa questa settimana e la settimana scorsa non c'era. Oddio, oddio, no, 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 non guardatemi, nessuno mi guardi. Notate anche voi questa macchia sul viso della signorina Sturzi? Non ho del ferro, non ho del ferro, stia lontano. È che la guardate, non guardatemi. No, neanche dallo steno, neanche dallo stronzio. Riprendiamo. Comunque, signorina Sturzi, al termine della seduta lei passerà in infermeria a far visionare questa macchia. No, no, no. No, adesso mi pulisco, si vede che è un po' di sporco. Era solo sporco. Riprendiamo allora, signor Tempesti, dopo la diatriba sulla doccia e altre farneticanti ipotesi che lei ha sventagliato. Possiamo venire a qualche elemento saliente che possa darci indicazioni per migliorare l'apprendimento terapeutico? Alla fine non volendo fare nemmeno il bagno perché avevo paura di affogarci dentro, mi sono lavato con un secchio d'acqua tirato in testa. Tirato in testa da chi? Da me stesso. Ecco, quindi incorrono nuovamente questi tentativi autolesionisti di danneggiare la sua persona. No, io stavo agendo nel mio interesse, avevo paura di scivolare in doccia, di affogare in bagno, mi sono bagnato con la secchiata d'acqua, mi sono insaponato e con un'altra secchiata mi sono sciacquato. Cosa è successo dopo? Dopo naturalmente mi sono lavato. Per lavarmi mi sono tolto i vestiti e ho voluto rivestirmi, solo che non sapevo bene cosa mettermi. E quindi non sapevo se mettermi i pantaloni lunghi o i pantaloni corti perché avevo paura che fosse troppo caldo o troppo freddo. E non sapevo se mettermi le magliette polo con i bottoni perché ogni tanto mi stringono sul collo, se mettermi nel normale t-shirt. Signor Tempesti, lei è consapevole che l'inasprimento di queste sue dinamiche la porterà all'internamento? Non vedo perché, io conduco una vita abbastanza normale, insomma, faccio un po' fatica a stare in mezzo alla gente, ma questo perché sono solitario di natura. Non ho del tungsteno e neanche dello stronzio! Mi stia lontano, a 2,37 m. Ah, mi devo avvicinare quindi? No! Si deve allontanare, adesso è a 2 minuti. Possiamo continuare o volete continuare in infermeria il discorso? No, continuiamo. Sì, le dicevo, la mia è una giornata normalissima. Dopo essermi lavato ho studiato un po' con mio padre che mi insegna matematica, storia, insegnante, quindi mi insegna. Quindi, alla luce di questo suo aggravamento della situazione, signor Tempesti, è successo nella giornata di ieri qualcosa che effettivamente sia rilevante ai fini della nostra indagine oppure? Oppure ho avuto una giornata assolutamente normale dopo aver studiato con mio padre. Ecco, quindi lei ritiene questi attacchi di forte paranoia una giornata assolutamente normale? Come mi sento strana. Signorina, bevi l'acqua. Io le richiedo, per rispetto nei confronti dei suoi colleghi in terapia e per rispetto nei confronti della nostra persona, di degnarsi cortesemente ad un livello attentivo minimo. Ma mi sento così strana. La portiamo in infermeria se preferisce. No, adesso sto qui, sto qui. Sì, insomma, dopo aver studiato con mio padre era ora di pranzo. Io non la chiamerei paranoia, come dice lei, semplicemente penso alle conseguenze delle azioni, tutto qui. Per esempio, non riesco a mangiare la carne perché troppa carne fa venire la gotta, come tutti sanno. Mentre il pesce è pieno di grassi, e anche se sono grassi buoni, sono comunque grassi, i grassi non sono mai buoni. Signor Markovic, dove crede di andare? Markovic.
Ma non mi sono mosso di qui. Da, io l'ho vista nella sua intenzione di muoversi. Mi sta avvicinando un po' al signor Tempesti. Stia lontano. Lo lasci stare. Lontano! Non sentivo quello che dicevo. Lo lasci stare. Capisco che per lei il massimo del deliquio è tormentare gli altri. Non davo fastidio a nessuno comunque. Parli col suo alieno inesistente. Non riesco a mangiare i legumi perché fanno aria allo stomaco. Non, la verdura assolutamente no, perché ho letto... Ecco, io le vorrei far notare, signor Tempesti, che questa non è una seduta alimentaristica. Quindi, io vorrei sapere, dopo il pranzo, c'è stato un elemento saliente nella sua giornata che può addurre nuovi elementi per la nostra ricerca ai fini terapeutici? Direi di no, dopo la mela che ho mangiato per pranzo, insomma, sono rimasto in casa perché non avevo voglia di uscire, tutto quell'inquinamento, le macchine, è pericoloso, sa, andare per strada. Insomma, alla fine sono rimasto in casa, però non volevo guardare la televisione perché è risaputo che le onde elettromagnetiche emesse dalla televisione, insomma, brucino le cellule cerebrali. E quindi alla fine sono rimasto in casa giocando a scacchi da solo. Per tutto il resto della giornata? Guardi che gli scacchi sono un gioco molto lungo. Signor Tempesti, lei cosa pensa appena si è coricato prima di addormentarsi? Penso che... sì, insomma, penso che forse non era il momento giusto per andare a dormire, che forse dovrei fare ancora qualcosa, oppure che ci sto andando troppo tardi e che quindi ho disturbato i miei genitori rimanendo sveglio fino a quell'ora, e mentre penso a queste cose alla fine mi addormento. Ma lei ha frequentato qualcuno o qualcuna in passato? Diciamo così, io tempo fa uscivo con, quando ero molto piccolo, uscivo con mio fratello maggiore e i suoi amici. Una volta abbiamo fatto una gita in mare e mi ha fatto uno scherzo. Sì, conosciamo stupido. Questo episodio, è già stato registrato sulla cartella clinica. Da quel giorno ho smesso di frequentare altre persone che non fossero mio padre e mia madre, perché alla fine tutte le persone che conosco possono fare scherzi stupidi di cattivo gusto e quindi non volevo più sottostare a questi scherzi. Quindi c'è questo rapporto di grande fiducia con i suoi genitori? Assolutamente sì, loro si prendono cura di me. E non la spingono a una socializzazione con i suoi coetanei? Hanno provato a mandarmi a scuola, però anche lì era troppo affollato, mi sentivo mancare l'aria e insomma, alla fine si sa come sono i bambini, fanno sempre scherzi stupidi, prendono in giro l'ultimo arrivato, si formano i gruppetti e non... Potrei avere qualche altra pastiglia, se può chiamare un attimo gli infermieri, mi sento proprio strana.